Foggia sarà sempre grata ai leoni di San Marco, perché con il loro operato hanno fatto sì che si realizzi appunto una coesione di squadra con l'istituto che prima abbiamo presentato, ovvero l'istituto comprensivo statale Chioggia 4, la Prometeo stessa, un progetto finanziato dalla regione da Veneto, saluto anche da Marco Dolfin, responsabile diciamo nostro a livello da regionale di tanti appunto da progetti, quindi grazie per la sua presenza questa sera, un progetto che prende questo nome, Arti Marziali per Ines, con il quale si vanno a sviluppare da tutte le tematiche per evitare, per andare contro appunto al bullismo. Andiamo ad approfondire questi temi, in nostra compagnia c'è Andrea Pozzato dei Leoni di San Marco. Sarai diciamo aiutato anche da Carlo Piatore, che è il responsabile del polo attività inclusive. INES è un acronimo, quindi vorrei capire, proprio prima di iniziare la spiegazione, vorrei capire di cosa si tratta. Non ditemi che non lo sapete. Allora, per me è un piacere intanto essere qui stasera anche a parlare di questo progetto, perché mi sento un po', grazie a Carlo e alla Prometeo, il padre di questo progetto. Io personalmente rappresento l'associazione di promozione sociale L'Avia, portiamo un sacco di progetti soprattutto nel Friuli e nel Veneto per quanto riguarda il bullismo, la difesa donna, molti progetti sociali. E Arti Marziali per Ines è nata attraverso l'esperienza che ho avuto con la Prometeo, con i ragazzi della Prometeo. Arti Marziali perché? Perché le arti marziali in sé rappresentano quel modo di migliorare se stessi attraverso l'aiuto verso gli altri, no? E quindi il fatto di lavorare con un compagno aiuta a migliorare proprio sia il proprio modo di stare, quindi noi parliamo della parte tecnica se vogliamo, ma anche a livello caratteriale, quindi il fatto di dover collaborare con tantissime persone che hanno abilità diverse aiuta noi stessi a migliorare le nostre abilità e quindi ad andare incontro anche alle diversità e alle possibilità che gli altri hanno. INES sta per inclusione esclusiva. E è nata questa idea tramite è nata dal mio maestro in realtà, perché esclusivamente tramite l'inclusione tantissimi di noi normali, se vogliamo chiamarci così, abbiamo la possibilità di capire quanto i ragazzi della Prometeo, io intendo nella fattispecie, hanno la capacità di darci e di regalarci emozioni. E quindi noi abbiamo una duplice valenza, quindi prendiamo emozioni da loro e allo stesso tempo noi diamo emozioni a loro, perché per loro lavorare insieme a noi è una cosa importantissima, perché li rende partecipi di un gruppo. Il fatto di poi prendere e andare assieme, come siamo andati al Lido di Venezia a creare un gruppo per partecipare all'evento, alla competizione, è importantissimo per loro e per noi. Lo facciamo senza nessuna fatica e veramente con il sorriso. E questa è la cosa migliore e principale dal mio punto di vista. Grazie. Giusto qui. Questo applauso. Il messaggio quando parte dal cuore è sempre perfetto. Si vedeva nettamente che tu stavi parlando appunto con il cuore, come quella mattina, la ricordo bene, appunto Carlo, quando c'è stata l'inaugurazione, e ho visto che i ragazzi si stavano divertendo, i ragazzi erano veramente una spanna della felicità, ma anche voi avevate la consapevolezza che stavate appunto realizzando qualcosa di importante, dico bene? Assolutamente. Allora, il polo delle attività inclusive, di cui sono responsabile, è stato creato da Carlo e dalla Prometeo ed ha uno scopo ben preciso, eliminare quell'equazione che è disabilità uguale sedentarietà. Questo non deve esistere, e invece è una realtà attuale che il disabile
tende alla sedentarietà. Ecco, questo nel nostro principio deve essere escluso, e quindi creiamo e diamo un valore aggiunto a quello che è già un centro diurno, un'associazione come la Prometeo, che è molto attiva a livello sportivo. Andiamo ad implementarla come? Con l'attività fisica adattata. Che cos'è? Quello di cui mi occupo è praticamente un'attività motoria finalizzata al miglioramento della capacità fisica della persona con disabilità. E quindi cerchiamo in tutte le maniere di approcciare quello che è la persona, l'utente del centro o anche esterno, perché ultimamente stanno arrivando anche dei ragazzi da fuori, a quello che è una consapevolezza del corpo. Come? Attraverso varie modalità. Abbiamo introdotto da poco lo yoga, stiamo ragionando anche sull'arte terapia, stiamo ragionando su tante possibilità diverse, sempre finalizzate ad un unico scopo, quello della consapevolezza del corpo, che per la disabilità e anche per i normodotati è, secondo me, l'obiettivo ultimo. Quindi più consapevolezza attraverso il movimento, e questo è il nostro obiettivo col polo dell'attività inclusiva. Perseveranza, determinazione, inseguimento di un sogno sono le parole che sono abbinate proprio a lui. Ma Carlo, e per questo che ti dicevo mettiti al centro, è uno che non ama mica molto essere al centro appunto dell'attenzione, non ama molto, è vero, non dico che non ama i riflettori, ma è una persona che proprio prende energia dal dovere fare sempre qualche cosa di più. Carlo, al centro, gustati questo applauso e concludi questo molto emozionante per te. Sì, molto emozionante. La cosa più bella è che dopo 32 anni di attività, dopo 32 anni io vedere Flavio con due piatti stasera, vedere Luca che impiattava là con Federico Masterchef, perché di là c'è Federico, dopo mi prende lì, eccolo là, eccolo là, Carlo, mi ha detto che mi pare parlare, io dopo ci faccio parlare. Noi siamo inclusivi, quindi... E quindi per me io mi emoziono, cioè sono cose veramente fantastiche. Vivo veramente di questo. Grazie. Bravo. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.